Benvenuti. Fin dagli anni 30, in Germania e in Austria, nascono diversi campi di concentramento, ad esempio Dachau, Buchenwald, Mauthausen. Si tratta di sedicenti campi di rieducazione, nei quali vengono internati gli oppositori politici e tutti quei soggetti che vengono ritenuti pericolosi in quanto in grado di inquinare la purezza razziale della Germania ariana. Questi detenuti vengono sottoposti a ogni sorta di abuso, vessazione di tipo fisico e psicologico e inoltre costretti a lavorare in condizioni di schiavitù. Vengono utilizzati come manodopera a costo zero, per estrarre dei materiali, per esempio da cave di ghiaia o di pietra, oppure nella costruzione e nella manutenzione di lager, oppure in imprese, al servizio di imprese private tedesche. Successivamente, a partire dal 1942, in seguito alle decisioni prese durante la conferenza di Wannsee, si passa dalla costruzione dei campi di concentramento alla costruzione dei campi di sterminio, che fioriscono soprattutto in terra polacca, quindi lontano da occhi indiscreti, per esempio Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka e tanti altri. La differenza ultima fra il campo di concentramento e il campo di sterminio sta nel fatto che il campo di concentramento nasce al fine di isolare gli internati e di sfruttarne la manodopera. Dopodiché la morte arriva, ma arriva come conseguenza disastrosa di un trattamento disumano. Ma non è la ragione intima e costitutiva. Invece, nei campi di sterminio, la morte non è un fatto accidentale, è un fatto connaturato, essenziale. Il campo di sterminio nasce con una missione precisa, la distruzione degli ebrei d'Europa. Ora, questi lager sono uno strumento efficace ed efficiente al servizio di un obiettivo: l'eliminazione fisica degli ebrei. Ma ad un'analisi più attenta c'è qualcosa di più, ci sono diversi livelli di significato. Innanzitutto, il lager è un messaggio politico che il potere lancia verso la società ed è da una parte rassicurante, verso gli appartenenti alla razza eletta. Il lager è il simbolo della schiavitù degli inferiori. Noi eletti diamo ordini e gli inferiori subiscono, obbediscono. Ma allo stesso tempo è un messaggio terrorizzante verso i dissidenti politici. Chi non è d'accordo non è semplicemente un avversario. Con un avversario noi ci dividiamo su alcune cose, ma siamo d'accordo su tante altre, abbiamo una base di valori comune. Non esistono più avversari politici. Esiste solo il nemico assoluto da annientare. Il terrore diventa instrumentum regni. Ma c'è ancora altro, c'è un livello di lettura più profondo, e cioè il lager è il paradigma della società totalitaria, il modello verso il quale noi dobbiamo tendere. Quali sono i tratti tipici? In primo luogo, la totale spersonalizzazione. Gli internati non hanno più un nome. Hanno solo un numero tatuato sul braccio. Quando le guardie parlano fra loro, non li chiamano uomini, li chiamano pezzi. Non hanno più capelli, non hanno più vestiti, hanno questa uniforme, no? Per cui sono tutti uguali. Seconda caratteristica peculiare, totale eterodirezione, eteron. Io non sono più soggetto delle decisioni, divento oggetto delle decisioni. C'è qualcun altro che decide per me. Del resto, se non sono una persona, non sono in grado di autogovernarmi. Terza caratteristica essenziale. La norma è il frutto della forza. La verità la fa il più forte. E la legge della giungla non conta più la forza del diritto, ma il diritto della forza. Quarto punto. Il lager presenta una struttura gerarchicamente ordinata. È come se fosse una piramide.
alla base di questa piramide, quindi nel gradino più basso, troviamo gli ebrei, privi di ogni elementare diritto e costantemente esposti al rischio di una liquidazione immediata. Ognuna di queste categorie ha un triangolo colorato che porta sui vestiti, allo scopo di indicare la fascia di appartenenza. Il triangolo che contraddistingue gli ebrei è quello giallo. Poi abbiamo gli zingari e gli omosessuali con un triangolo di colore rosa. Poi abbiamo gli asociali. Gli asociali sono ladruncoli, vagabondi, mendicanti con il colore nero. Poi abbiamo i politici con il colore rosso. Si tratta ovviamente di avversari, dissidenti, oppositori politici. Poi abbiamo gli ecclesiastici che si oppongono al regime e i testimoni di Geova, a causa del loro intransigente pacifismo. Qui il colore è verde. E poi in cima alla piramide abbiamo i criminali comuni tedeschi con il triangolo verde. Quindi, se tu sei un delinquente, ma hai il sangue ariano tedesco, te la passi meglio, no? Sei in cima alla piramide. Se sei un tedesco, se sei un ebreo, quindi non hai il sangue ariano, anche se sei onesto e sei magari un genio, stai ai piani bassi. Allora, la gestione dei campi della morte è affidata alle SS. Le SS rappresentano uno degli elementi caratterizzanti del nazismo, perché sono i persecutori metodici e implacabili dei nemici del nazismo, ma sono anche una riserva permanente di razza pura, il simbolo della stirpe pura, e dunque vengono arruolate e selezionate secondo rigorosi criteri biogenetici. Tuttavia, le SS si occupano delle grandi scelte strategiche, per esempio delle punizioni esemplari, quando per esempio scappa un detenuto. Ma la gestione quotidiana dei campi è affidata ai cosiddetti capò, che sono criminali comuni tedeschi, ai quali vengono affidati compiti di sorveglianza e di responsabilità, che si occupano quindi per esempio di mantenere la disciplina quotidiana e lo fanno con metodi estremamente feroci e brutali. In genere questi campi nascono vicino a snodi ferroviari di grande rilevanza, questo per facilitare il trasporto delle vittime. La polizia paga alle ferrovie dello Stato per ogni deportato un biglietto di terza classe e un biglietto di sola andata.